Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme la figura dell'apostolo Pietro, uno dei primi 12 apostoli. Gesù, durante i suoi insegnamenti a Cafarnao, incontrò Simone, che era un pescatore. Simone rimase affascinato dalle parole di Gesù e lo ospitò in casa sua a Cafarnao, dove le persone andavano a trovarlo e a farsi guarire. Simone fu il primo apostolo che riconobbe Gesù come il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio, e lo seguì. Per questo Gesù, senza esitare, gli affidò il compito di essere pescatore di uomini, annunciatore dell'amore di Dio per ogni uomo. Vieni con me. Smetti di pescare pesci e io farò di te un pescatore di uomini. Che cosa faremo? Cambieremo il mondo. Ora i più attenti mi diranno: ma Emanuele, hai sbagliato? Nel video hai detto che avremmo parlato dell'apostolo Pietro, qua invece stai parlando di Simone. C'è qualcosa che non va, no? Ma attenzione, perché è Gesù che cambiò il nome di Simone in Pietro. Nella Bibbia cambiare nome significa cambiare vita. Gesù cambiò il nome di Simone in Pietro per indicare che su di lui, solida roccia, pietra, e guida per i credenti, egli avrebbe costruito la sua chiesa. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. A lui Gesù affidò le chiavi del suo regno. Per questo, in molte opere d'arte viene raffigurato con in mano delle chiavi. Ecco, magari non quelle della macchina. Pietro, durante gli anni in cui Gesù andò in giro ad insegnare e a far conoscere l'amore di Dio, lo seguì ovunque. Fu presente ai tanti miracoli compiuti da Gesù e in molti altri momenti importanti della sua vita. Ad esempio, fu testimone insieme a Giacomo e Giovanni, altri due apostoli, della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Assistette anche al suo arresto subito dopo l'ultima cena, quando, per difendere Gesù, sguainò la spada, ma Gesù gliela fece rimettere nel fodero, perché dalla violenza si ottiene solo altra violenza. Pietro è una figura molto molto importante, anche perché era un uomo come noi, con i suoi pregi, ma anche con i suoi difetti, con i suoi limiti. Infatti, come sappiamo, nessuno di noi è perfetto. Per quanto ci possiamo sforzare, ogni tanto tutti sbagliamo. Pensate, anche Papa Francesco, il Papa, ha detto: siamo tutti peccatori. Anche lui sbaglia. Ma cosa fece Pietro di così brutto? Quando Gesù fu portato davanti al Sinedrio, davanti al tribunale, per essere giudicato, Pietro lo rinnegò, ovvero fece finta di non conoscerlo, per ben 3 volte. E pensate, Gesù gliel'aveva anche detto: tu mi rinnegherai 3 volte. E ovviamente Pietro gli aveva risposto: impossibile, piuttosto morirei con te. Ma, come spesso accade anche a noi, nel momento della prova ebbe paura e, piuttosto di farsi riconoscere, disse di non aver mai visto prima Gesù. Io ti ho già visto, tu lo conosci. Lo conosco. L'ha chiamato Rabbi. Io non conosco quell'uomo. Tu lo conosci. Ti ho visto con lui. No, non lo conosco. Fu un po' come tradirlo. E non fu tanto diverso da Giuda, l'apostolo che consegnò Gesù al tribunale, al Sinedrio. Ma c'è una grande, enorme differenza. Perché Giuda, dopo averlo tradito, si tolse la vita, perché pensava di aver fatto una cosa troppo brutta per essere perdonata. Mentre Pietro, che aveva capito chi era davvero Gesù e cosa voleva dire per lui amare, non si diede per vinto
perché aveva capito che Gesù lo aveva perdonato e che gli voleva bene comunque. Perché è questo che fa l'amore. Volere bene vuol dire andare oltre i difetti e i limiti dell'altra persona. E spesso vuol dire anche perdonare. Pietro poi fu il primo degli apostoli ad entrare nel sepolcro vuoto il mattino di Pasqua. Dopo la Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese sugli apostoli, Pietro, con grande forza e senza paura, iniziò la sua missione. Divenne il capo della Chiesa nascente, proprio come aveva voluto Gesù. Per questo viene ricordato come il primo Papa. Iniziò la sua predicazione a Gerusalemme e poi andò in giro per tutto l'impero ad annunciare il Vangelo, la buona notizia, ovvero che Gesù ama tutti quanti e ha dato la sua vita per ogni uomo. Pensate, predicò il Vangelo arrivando fino a Roma, dove intorno al 68 d.C. venne ucciso, perché all'epoca i cristiani venivano perseguitati, ovvero venivano uccisi per la loro fede. Però oggi in quel luogo sorge la grande Basilica di San Pietro. Di Pietro abbiamo anche dei testi scritti. Infatti nella Bibbia troviamo due sue lettere che scrisse a due comunità cristiane. Bene, grazie per aver guardato il video, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Ciao e al prossimo video!